maestro Francesco Pollice, direttore artistico a Macalabria, finalmente si riprende, si riparte da Lamezia. Questa sera siamo al 21 ottobre, presentiamo la prima della stagione teatrale a Macalabria di Lamezia con il concerto di Giuseppe Gibboni, vincitore del premio Paganini 2021, accompagnato dall'orchestra di Trieste diretta dal maestro Massimo Belli. Un inizio di assoluto valore, un concerto in esclusiva regionale che fa parte anche del progetto Calabria Straordinaria, credo di buon auspicio per un inizio folgorante sulle note di Paganini e che sarà il preludio di una stagione teatrale con protagonisti i principali attori del nostro teatro. Qui noi abbiamo predisposto un sito dove è possibile acquistare online i biglietti dei singoli spettacoli e biglietti che però possono essere anche acquistati fisicamente alla biglietteria del Teatro Gandinetti o ai nostri uffici a Macalabria. Come abbiamo già ribadito nelle conferenze stampa sia a Catanzaro che a Lamezia, ci sono formule di agevolazione particolarmente significative. Quella, diciamo, anche in un certo senso politica è quella di mettere e conurbare i due pubblici di Catanzaro e Lamezia, per cui gli abbonati di Lamezia potranno accedere agli spettacoli di Catanzaro con uno sconto del 50% su posti riservati, la stessa cosa gli spettatori di Catanzaro. Ci auguriamo che queste iniziative del teatro vengano sempre più sostenute sia dalle istituzioni pubbliche ma anche dalla partecipazione del pubblico, perché frequentare a teatro, come diceva un grande attore ospitato nelle precedenti stagioni, è ragione di vita. Senta direttore, da 1 a 100 quanto è importante confrontarsi con un talento, una persona così talentuosa come Gibboni, e quindi collaborare? Beh, direi che è una delle cose più belle. Io adoro i giovani, io insegno al conservatorio ormai da moltissimi anni e stare a contatto con i giovani è sempre un'esperienza straordinaria. E Giuseppe Gibboni è un talento straordinario, un violinista straordinario, ma anche un uomo, un ragazzo straordinario. E con Giuseppe abbiamo avuto il piacere di collaborare anche in passato, infatti abbiamo fatto insieme il primo CD che Giuseppe ha registrato per l'etichetta Warner Classics, e per cui per me è sempre un piacere ritrovarlo e vedere ogni volta i progressi strabilianti che fa. Senta, l'orchestra ha pianta stabile a Trieste, mi pare, ma è stata creata da suo papà, perché ho visto il nome. Sì, esattamente, l'orchestra, la nuova orchestra Ferruccio Busoni è una derivazione dell'orchestra Ferruccio Busoni fondata da mio padre Aldo Belli nel 1965. Siamo la più antica orchestra della regione Friuli Venezia Giulia e una delle più antiche orchestre da camera d'Italia. Quale sarà il programma di questa sera? Programma di questa sera inizieremo con la serenata di Kalinnikov, programma tutto per archi naturalmente, poi eseguiremo con Giuseppe Gibboni le variazioni su un tema di Wieniawski, la campanella di Paganini, e poi faremo dei brani romantici che noi amiamo in modo particolare di Edvard Grieg, suoneremo le due melodie elegiache, Cuore infranto e L'ultima primavera e la Suite Holberg. Senta, per curiosità, ha sentito l'acustica di questo teatro? Può darmi una sua considerazione? Il teatro è splendido, un teatro veramente molto molto bello, siamo felici di suonare qui e l'acustica mi sembra anche molto buona. È un po' secchina, però credo che in sala si senta molto molto bene. Grazie. Grazie. Senta, c'è un video molto bello su YouTube in cui si vede tutta la sua famiglia, con il papà, la mamma, le sorelline e anche te, le suonate, mi pare Vivaldi. Esatto. Tu hai 9 anni lì, ma si vede dal volto, eri particolarmente entusiasta. Quanto è stato importante per te avere una famiglia d'arte? È stata assolutamente fondamentale provenire per me da una famiglia di musicisti, è stato un grandissimo vantaggio per me, e soprattutto a livello educativo. Devo tantissimo alla mia famiglia, quindi è stato veramente importantissimo. Secondo te riesce il pubblico a dare energia positiva all'artista? O quando vi immergete nel vostro mondo musicale poco importa quello che c'è intorno? No, io credo che sia fondamentale invece il pubblico per la buona riuscita di un concerto. Il pubblico fa parte dello spettacolo
è un ruolo davvero importante. Infatti nel periodo del lockdown, con i teatri chiusi o i concerti in streaming, si è persa forse una delle parti più importanti dei concerti, che è proprio il pubblico. Si può spettacolarizzare la musica classica anche per farla conoscere meglio alle nuove generazioni? Più che spettacolarizzare la musica classica, io credo che sia fondamentale insegnare la musica classica, perché questo è l'unico modo per farla conoscere e per farla apprezzare alle nuove generazioni. Si ha paura spesso di ciò che non si conosce, quindi basta semplicemente suonare il più possibile e insegnare la musica. Hai un curriculum straordinario, non ultimo vincitore del premio Paganini 2021. Quando si raggiunge l'apice del successo, secondo te? Secondo me l'apice del successo non si raggiunge mai. C'è sempre un obiettivo più grande, e credo che questo sia proprio la benzina che ci permette di continuare a camminare. Questa sera suonerà anche Paganini, mi pare. Sì, suonerò la campanella, il terzo movimento dal secondo concerto di Niccolò Paganini, e poi le variazioni sul tema originale di Wieniawski. Hai già suonato con l'orchestra, con il maestro, c'è già una certa confidenza la musica? Sì, ho già suonato diverse volte con l'orchestra Busoni, il maestro Massimo Belli, e devo dire che è sempre bellissimo poter suonare insieme.